La musica antica, greca e romana sarà al centro del convegno del MOISA ospitato dal Dipartimento di Musicologia presso Palazzo Raimondi a Cremona in questi giorni. MOISA è un'associazione internazionale che promuove lo studio, la conservazione e la valorizzazione della musica greca e romana. La particolarità di questa edizione, la 14ª, consiste nell'applicazione delle nuove tecnologie allo studio e alla ricostruzione della musica antica. Con il mio collega abbiamo iniziato un progetto da più di un anno assieme al Museo Archeologico di Napoli per lo studio degli strumenti musicali pompeiani conservati al Museo di Napoli e con l'ausilio sia della ricerca scientifica, quindi di quello che sappiamo dal punto di vista organologico, storico, ma anche l'analisi dei materiali, quindi delle leghe utilizzate per costruire questi strumenti, stiamo proprio lavorando su questa collezione che è ancora in parte sconosciuta perché è nei depositi, quindi non è visibile al pubblico, e quindi diciamo intorno a questo progetto è poi nata l'idea di fare un convegno che allargasse il discorso proprio all'uso della tecnologia per lo studio della musica antica. Quindi i miei colleghi stanno presentando progetti di database legati alla teoria musicale, alla metrica, tutte le applicazioni possibili delle tecnologie moderne allo studio dell'antico. Molto interessante ed emozionante il concerto della serata di lunedì 12 giugno. Il concerto vedrà studiosi e musicisti, diciamo a volte le due figure coincidono, che suonano su repliche di strumenti antichi che noi possiamo ricostruire proprio avendo i realia, avendo gli oggetti o diciamo integrando quello che degli oggetti manca nel reperto archeologico grazie alle nostre conoscenze scientifiche.